Allora, oggi vediamo ancora qualcosa che abbiamo già visto l'altra volta in termini leggermente più approfonditi, è una cosa principalmente da excursus storico, non è niente di tecnico, è più facile comprensione, ma può risultare anche un po' più noiosa rispetto magari dove ci sono delle esposizioni più tecniche. È una cosa che riguarda principalmente l'evoluzione della moneta nel corso della storia e l'evoluzione del sistema monetario per quello che riguarda l'Italia, perché riassumere tutti i sistemi monetari per tutti i paesi che si sono alternati nell'arco di secoli è una questione che va oltre i nostri incontri. Noi ci teniamo ancora a specificare, ci rivolgiamo, facciamo lezioni di economia perché né io né Max siamo professori di economia, io ho studiato giurisprudenza, ripeto, non economia, e abbiamo intenzione di farci capire dalle persone, il nostro target è quello di farci capire, non ci interessa passare per professori, noi facciamo le economie per far capire alle persone che una parte di quello che ci è stato raccontato non è assolutamente vero, né a livello economico, né a livello finanziario, ma nemmeno a livello sociale. Quindi oggi farà una piccola introduzione Max, un paio di cose rimaste indietro dall'altra volta, poi facciamo un excursus storico. Siccome non vogliamo andare oltre l'ora, abbiamo deciso che per l'emissione di moneta la vediamo la prossima volta con le scuole economiche, dopodiché nell'ultimo incontro vi diremo quali sono secondo noi le soluzioni. Oggi cominciamo con un'introduzione di Max sulle due cose rimaste indietro l'altra volta. Poi vediamo l'evoluzione storica della moneta e dei sistemi monetari in Italia. Più che un'introduzione, banalmente un'estrema semplificazione di alcune cose che ci avrebbe voluto magari un fine più tecnico, un esempio semplice per capire alcuni concetti fondamentali. Quindi serve un pochino anche da ripasso, non aggiunge nulla a quello che abbiamo già visto fino adesso. Quello che ci ha spiegato lui è che lo Stato non è titolare di moneta, il settore privato è un utilizzatore di moneta, che lo Stato assolutamente non è equiparabile con una famiglia, poi dopo più avanti capiamo perché alcuni ci vogliono inculcare questo concetto assolutamente sbagliato. Quindi lo Stato spende, noi i soldi ce li possiamo solo scambiare tra di noi, non possiamo immetterli nel sistema perché sennò siamo dei falsari, non possiamo immettere ricchezza, uno strumento finanziario, e quindi tassa. Tutto quello che rimane qui è la ricchezza. Cosa vuol dire? Passiamo alla prossima. Ripartiamo da zero per capire meglio. Se non c'è niente, non abbiamo moneta disponibile, lo Stato non fa il suo lavoro, addirittura non esiste, noi cosa ci scambiamo? O torniamo al baratto o ci mettiamo un altro sistema. Se lo Stato spende a deficit, quindi ritorniamo al settore iniziale, prova la prossima. Lo Stato spende. Spende 100 euro per fare conti facili perché non siamo dei professori di matematica nemmeno. In cosa li spende? Banalmente istruzione, che è fondamentale, fanno di tutto per tagliare, ma sarebbe la cosa fondamentale che ci serve veramente sempre di più. Le infrastrutture, per cui le scuole, banalmente però l'istruzione, le strade, tutto quello che serve per gli ospedali, invece di chiudere serve in caso di male, o almeno fare funzionare quello che ci sono. E soprattutto i servizi. Ecco, non tocchiamo la sanità, che poi continuano ad attingere denaro per fare gli interessi di qualcuno. A quel punto, se tassa 80, cosa succede? A noi ci resta 20. Quindi questa estrema semplificazione ci fa capire che in uno Stato che fa il suo dovere, che è al servizio dei cittadini e non è schiavo dei mercati, è davvero che quello che rimane, se possono, il debito di 20 è quello che è la nostra ricchezza. Perché se lui tassa di più di quello che spende, essendo partiti da zero, che ci dobbiamo portare via qualcosa, perché non ci rimaneva niente. I due scenari, se uno Stato ha una moneta sovrana, l'esempio del Giappone è classico, tutti dicono che hanno un debito, del rapporto deficit-PIL troppo alto, loro ce l'hanno quasi il doppio del nostro, vivono bene, nessuno li minaccia di fallimento, nessuno dice che saranno, finiranno sul mercato, andranno a comprare la sigaretta con la carriola, eccetera. Cosa fa? Fa il suo lavoro, spende e tassa. Se ha una banca centrale, un ministero del tesoro, che lavorano assieme per fare quello che devono, come vi ho spiegato Luca la volta scorsa, lui come chiede? I soldi li ha stampati lui, li ha messo in circolazione, lui ha fatto l'interesse dei cittadini lui, per
signori vogliono tutti i corsi, farci cambiare il sistema. Lo vediamo nella prossima slide. Sì, lo stesso struttura, lo stesso settore, introduciamo un terzo elemento, i nomi sono più svariati, siccome spesso si usa mercato, è scritto mercato, lo mettete quello che volete, che non sono entità aleatorie, spesso è gente che poi magari finisce a fare il primo ministro italiano, arriva dal gruppo Bilderberg, dalla commissione bilaterale con Ferrer, giusto per citare un esempio. Cosa fanno? Se lo Stato non è più padrone della sua banca perché l'hanno portata in Europa, risponde ad altre regole, risponde ad altri signori, non fa gli interessi del popolo spesso, ma gli interessi di quei signori, sono costretti a rivolgersi per avere cosa? Vediamo. Quindi lo stesso circuito di prima, con una piccola variazione, che è quello che si incurva in continuazione, no? Ripeto una cosa 100.000 volte, diventa la verità. A questo punto riprendiamo il ciclo solito che abbiamo visto fino alla noia, spendi poi tassa, ma con chi indebiti in questo caso? Questi soggetti quanti che interessi hanno? Banalmente, adesso io ho messo dei numeri a caso, i tassi continuano a variare, continuano a cambiare, però attualmente i soldi vengono più o meno tassati al 0,25%, quello lì è più o meno il costo che ha la Banca Centrale Europea, poi sui dati tecnici ci pensano che corregge. Loro usano strumenti finanziari che possono essere titoli e 100.000 altri che non conosco, però come minimo hanno dei ritorni di interesse 2, 3, 5 volte, anche 6%, se non più. Questo gioco qui, per loro, è la gallina dal bordo, perché senza fare quasi nulla, semplicemente cambiando le regole del gioco, si assicura una rendita incredibile. La rendita incredibile che mette in crisi questo signore, perché a questo punto è un debito vero, non è più un debito con se stesso, è un debito con un soggetto, questo debito va assolutamente ripagato. Vi dicono sempre, ops, sì. Piccolo problema tecnico, vediamo di risolverlo. È il bello della diretta. Perfetto. Ah, non ha visto più il secondo schermo. È una pubblicità. E questa la vediamo. Impostazioni schermo. Estendi questi schermi, monitor 2, F5, ce l'abbiamo fatta. Niente, vabbè, forse c'è due problemi. Quindi in questo modo il vantaggio è duplice. Al di là dell'enorme guadagno di soldi, vi assicuro che di soldi non ne hanno neanche più bisogno, perché solo già nel 2008 un corso fatto online con un analista, c'è un economista che spiegava che nel 2008, quando è successo il boom, la crisi di smooth subprime, si erano sul mercato prodotti derivati per almeno 4 volte il PIL mondiale. Se io 4 volte i soldi necessari per comprare tutto il mondo, si dovrebbe generare una mega inflazione in un mercato normale non drogato, non falsato. Per cui i soldi servono fino a un certo punto, perché ne hanno talmente tanti che farne di più cosa serve? Serve comunque a mettere tutto in crisi, perché, come vi ha spiegato Luca, la Grecia è stata la più brava, ha fatto tutto quello che ha chiesto l'economia della Comunità Europea, ha fatto le riforme, i tagli, e nonostante un taglio del debito, non mi ricordo se del 30%, qualcosa del genere, sta molto peggio di prima. Quindi tutta la medicina che gli ha dato la Europa e il Fondo Monetario è servita solo a farla malare sempre di più, stanno sempre peggio. Tutte le ricette che ci stanno imponendo a noi, quindi anche l'ignoranza a questo punto non è più neanche giustificata. Abbiamo un esempio tangibile di chi ha fatto tutti i compiti a casa che gli hanno chiesto e va sempre peggio. Ma questo lo serve perché così si possono comprare tutti. Strade, aeroporti, ospedali, la sanità. Uno degli obiettivi che già si parlava nel 2008 era proprio privatizzare tutti i servizi sociali. Quindi non c'è più uno Stato che con una classe politica magari un po' diversa da quella che c'è, può fare l'interesse del cittadino, ma c'è un privato che deve fare soldi, business e utile su tutti, anche sulla vita della persona. Mi ho preso 5 minuti, penso di esserci stato, è solo un esempio molto, molto semplificato per far capire che mi sono gente fondamentale che l'ha spiegato lui magari in modo un po' più meglio. Prego. Se vuoi. Allora, abbiamo visto qualcosa dei cenni sulla moneta l'altra volta. Adesso vediamo i vari differenti tipi di moneta e le due principali scuole che hanno tentato di definire la moneta. La principale differenza, le due principali scuole, sono quelle del metallismo e quella del capitalismo. Il metallismo è quella
idea che prevede che il valore della moneta sia determinato dal valore intrinseco della stessa, cioè una moneta metallica che contiene una certa quantità di un metallo prezioso e che quindi ha un valore nominale che è identico al valore intrinseco di metallo prezioso contenuto. Dopodiché c'è il capitalismo. Noi, la disciplina economica che seguiamo noi e i nostri autori di riferimento sono capitalisti, ok? Scrivono con una H, chartalismo, vengono chiamati chartalisti o cartalisti, noi abbiamo messo cartalisti. E per i cartalisti il valore della moneta non è determinato dal valore intrinseco, anche perché una moneta di carta difficilmente può avere un altro valore intrinseco. Ma la ricevibilità, l'accettabilità e il valore della moneta è determinato dall'autorità di chi emette quella moneta, che in questo caso è lo Stato. A differenza del metallismo, se noi andiamo a vedere il tempo passato, tutti potevano far coniare il loro oro d'argento, lo vedremo dopo. Bastava andare dalla zecca pubblica, rappresentata dalla zecca del signore del luogo, il signore del luogo imprimeva un conio, un marchio, tratteneva una tassa che veniva chiamata di signoraggio, dopodiché quella moneta aveva nel territorio del signore che l'aveva coniata valore legale. A differenza del metallismo, invece, il cartalismo prevede che sia una questione solo di autorità del monopolista della valuta, che dovrebbe essere lo Stato. Ok, questa autorità gli deriva dal potere di imporre oneri fiscali verso se stesso che devono essere pagati nella valuta di cui è emettitore e monopolista. Quindi, come avevamo già detto anche l'altra volta, il paradigma di partenza del metallismo e del cartalismo è differente. Il metallismo, con Menger e i Mengeriani, partono dal valutare la moneta come inserita all'interno di un contesto del baratto. Il baratto aveva altri costi di transizione, perché si incontravano persone con lingue differenti che producevano merci differenti e che quindi avevano delle difficoltà a trovare degli accordi relativamente alla moneta da scambiare col baratto diretto. Quindi per cercare questi accordi si avevano dei costi di transizione molto elevati. La moneta, secondo Menger e i Mengeriani, viene inserita nel baratto per evitare e minimizzare questi costi di transizione elevati. Ok? Mentre, secondo i cartalisti, il ruolo principale nell'origine della moneta è sempre quello dello Stato. Ok? È lo Stato che determina qual è la moneta che ha corso legale, imponendo le passività fiscali in una determinata valuta. Ok, noi non vi diciamo abbiamo ragione noi e i metallisti sbagliano, noi vi diciamo, vedete, le scuole economiche sono comunque sempre da studiare, anche se una non ti piace, conoscere la diversa idea che ha il tuo interlocutore è sempre una buona cosa, però noi vi diciamo, dopo che avete conosciuto capitalismo e metallismo, vedete voi, in base agli interessi storici, quale è quello che vi soddisfa di più. Se noi andiamo a vedere adesso, noi siamo in un periodo in cui la moneta è cartacea, quindi siamo in un sistema che è cartalista, non è metallista, ok? Tutti i sistemi si sono evoluti in questa direzione. Questo ci fa propendere per l'idea che la nostra interpretazione cartalista è migliore di quella metallista, ok? Quindi comunque ricordiamoci due modi di interpretare la moneta corposa con un valore intrinseco determinato dalla quantità di metallo prezioso contenuto nella stessa e invece la moneta cartacea, cartalista, dove il valore della valuta è determinato dall'autorità dell'emittente che impone delle passività fiscali da pagare nella valuta di cui è emittente, ok? O emettitore. Vai pure Max. Una volta distinto cartalismo versus metallismo, cominciamo a vedere i vari tipi di moneta che si sono succeduti nel tempo. La prima
moneta di cui abbiamo notizia è la moneta merce. Moneta merce è quella che ha fatto nascere il baratto indiretto. Moneta merce è sostanzialmente una merce che ha delle caratteristiche di non deperibilità, larga diffusione e facile verificabilità delle sue qualità, per cui viene accettata in pagamento e in scambio di un'altra merce. L'introduzione della moneta merce, cioè di una merce utilizzata come scambio e come valore ponte per scambiare le merci, porta al baratto indiretto. Ok, prima il baratto diretto era io scambio una merce con Max direttamente. Adesso io faccio il baratto indiretto, vendo una merce a Max e Max mi paga con un'altra merce, una moneta merce. Dopodiché potrà comprare con quella moneta merce il mio prodotto, se io ne ho uno da vendere. Questo è un passaggio, un baratto indiretto, perché c'è comunque l'interpretazione, l'intermediazione di una moneta merce, ok, che ha un valore ponte. Si fa l'esempio del grano in Egitto. In Egitto si usava il grano per pagare, ok? Il grano, se stoccato in magazzini asciutti, non esposti troppo al sole, può essere conservato per qualche tempo, quindi non è deperibile, ha una larga diffusione ed è facilmente verificabile, ok? Si può accedere ai magazzini. Quindi un genere di moneta merce che abbiamo visto in passato in Egitto è stata il grano. Il grano non lo raccolgono. Dopo la moneta merce, la principale distinzione è quella tra la valuta, la moneta legale e la moneta fiat, o la moneta fiat. E anche qua, la moneta legale, vedete, è uno strumento di pagamento che non viene emesso in relazione a dei metalli preziosi tenuti a riserva. Attenzione, una differenza tra la moneta legale, la valuta, la moneta legale e la moneta fiat. Fino al 1971 noi abbiamo comunque avuto un sistema in Italia di gold exchange standard, dopo lo vediamo, mentre negli Stati Uniti era un gold standard, il sistema aureo, ok? La valuta che veniva emessa in relazione alle quantità di oro a riserva era una valuta a borsa legale? Ovviamente sì. I dollari che venivano emessi con un sottostante di oro erano comunque un legal tender, erano comunque una moneta che aveva corso legale, ma non era una moneta fiat, perché la particolarità della moneta fiat, che adesso siamo passati al sistema fiat, viene identificato con la moneta legale, è che mentre la moneta fiat non ha nessun sottostante d'oro, nessun metallo prezioso come riserva per giustificare un'emissione, nella moneta legale, come era prima dell'abolizione con il Nixon shock del gold standard per gli Stati Uniti e del gold exchange standard per noi, era una moneta legale, ma non era una moneta fiat, perché aveva un sottostante d'oro. Ok? Nei sistemi a valuta fiat, e ripeto, noi siamo un sistema a valuta fiat, la stabilità della moneta è garantita dal controllo della banca legale, il potere come mezzo di pagamento è stabilito dalla legge e il potere d'acquisto di quella moneta può essere solo rivolto a beni e servizi che vengono prodotti, venduti e comprati sul territorio dove circola quella moneta, ok? Da qui deriva dall'ex monetae, che l'avrete sentita parecchie volte ultimamente, che è la facoltà di uno Stato di decidere qual è la propria valuta. Ok, questa è la moneta legale con la differenza alla valuta fiat. La moneta legale è più estesa, può avere anche un sottostante di un metallo prezioso. La moneta fiat invece viene emessa senza nessun controvalore, il metallo prezioso o qualsiasi altra cosa. Ok, passiamo. Vi abbiamo detto, a noi non interessa dirvi abbiamo ragione noi, gli altri hanno torto. Il professor Randall Rai all'Università di Bergamo, ospitato nel corso di economia, ha detto: noi concediamo il più possibile al nostro avversario. Poi saranno le persone a scegliere o a decidere dove sta la ragione. E permettetemi una cosa,
un secondo sulla moneta ancora, sul cartralismo e la moneta fiat. Se voi andate sul nostro sito anche in rete, c'è un'intervista di Bernard Lietaert, che era l'ex presidente della Banca Centrale del Belgio. Ha lasciato un'intervista in cui lui dice che l'unica scuola che è rimasta imbattuta nelle controversie è il cartralismo. Se andate sul nostro sito di Economia per i Cittadini, c'è l'intervista con sotto le traduzioni. Non abbiamo trovato un doppiatore che traducesse a voce, però sotto ci sono le traduzioni in italiano di questo ex presidente della Banca Centrale Europea, che dice: la scuola migliore che non è stata battuta nelle controversie è quella cartalista. Altre evidenze storiche della alternanza tra cartalismo e mentalismo, ok? La moneta dello Stato, questo arriva dal libro Le donne al Parlamento di Aristofane, che è vissuto in Atene tra il 450 a.C. e il 385 a.C. Vi diceva Cermete, secondo uomo, e quello sulle monete di bronzo, Cremente risponde: già, una missione maledetta per me, avevo venduto l'uva e andavo al mercato a comprare farina, zecco di monete di bronzo. Al momento di porgere il mio sacco sento l'araldo che proclama: nessuno dov'è in poi accetti più monete di bronzo, solo l'argento a corso. Noi abbiamo una moneta metallica, il cui potere d'acquisto è però determinato dal banditore. Il banditore, che in questo caso rappresenta lo Stato, è il banditore che lì sta, e quindi lo Stato che stabilisce cosa ha corso e cosa non ha corso legale. In questo caso c'era una moneta metallica che aveva un valore intrinseco e che era di bronzo, che è stata messa fuori corso dal banditore, che invece ha messo in corso solo l'oro, ok? Quindi questa è un'evidenza storica per far vedere che comunque lo Stato in generale ha sempre avuto la potestà di determinare quale fosse la moneta in circolazione sul suo territorio. Non c'è una demarcazione così netta tra capitalismo e mentalismo nella storia come vorrebbero farci credere, ok? Altra evidenza storica, andiamo a vedere più avanti, il milione di Marco Polo, guardate, leggo ancora, arriva Marco Polo, il paragrafo 95, se non mi ricordo male, la moneta del grande cane, o sappiamo che gli fa fare una quotata moneta come io vi dirò, e gli fa prendere la scorza di un albero che aveva gesso e cogliono la buccia sottile, estraevano il gesso e facevano moneta cartacea, dopodiché veniva apposto il sigillo del grande sire, e quando queste carte erano fatte in questo modo, il gran cane faceva fare tutti i pagamenti e tutte le spese per le province e le regioni dove egli aveva signoria. Questo era nel 1270 a.C. Successivamente, anche in Cina c'è stata una reintroduzione più vasta della moneta metallica, però questo testimonia come non ci sia una demarcazione netta. Adesso siamo tutti cartalisti, abbiamo tutti i sistemi cartalisti, mentre prima erano tutti metallisti, no? Nella storia abbiamo avuto esempi di cartalismo o di moneta di Stato o di un banditore che determinava cosa aveva corso legale e cosa no, sempre, per tutta la storia, da prima della nascita di Cristo fino ai giorni nostri. La demarcazione così netta tra le valute fiat e le valute metalliche non è stata nella storia così chiara e netta come vorrebbero farci credere. Ok, non sottovalutiamo il fatto che nel milione di Marco Polo, lui, tra le prime cose che dice sono la religione, dice: loro sono del gran cane, loro sono idoli, loro sono cristiani nestorini. Dopodiché riporta sempre: hanno moneta metallica o hanno moneta cartacea. Si trova molto questo, e inoltre
milione di Marco Polo a valla anche quando riportato da Matthew Frostater, che è un nostro economista di riferimento e del quale vi avevamo già parlato e vi avevamo detto che sempre sul nostro sito potete trovare la traduzione di questo paper, working paper, di questo lavoro che è Le tasse guidano la moneta. Nel milione di Marco Polo si avalla l'utilizzo in passato di conchiglie come moneta, ok? Alle conchiglie era dato valore legale come moneta, ok? Quindi queste sono due evidenze storiche che ci fanno capire che la demarcazione metallismo-cartalismo non è così netta come vorrebbero farci credere. Ok, dopodiché abbiamo visto queste, possiamo passare, se non mi sbaglio, ai vari sistemi monetari. Allora, anche qui è inutile andare a vedere che sistema hanno avuto in Sudafrica dalla prima della venuta di Cristo fino ai nostri giorni. Quindi ci limiteremo a vedere quello che è successo in Italia. Allora, se vogliamo partire da indietro, sappiamo tutti che moneta avevano i romani. I romani avevano i sesterzi, giusto? Erano d'oro, erano d'argento, erano di bronzo, ok? Dal Medioevo, che comincia con il 500, il basso Medioevo, l'alto Medioevo, dal Carlo Magno alla scoperta dell'America, il basso Medioevo, fino al 1800, il Rinascimento e tutto quello che è venuto dopo, tutti, come detto prima, potevano portare i loro metalli alla terra pubblica e far coniare delle monete. Il conio erano le immagini scritte impresse sulla moneta dal signore del luogo che così, ok, certificava il peso, il titolo e il valore di quel pezzo di metallo, ok? Il signore, imprimendo il suo marchio, stabiliva che il valore nominale di quella moneta, il valore nominale poteva anche essere diverso dal valore intrinseco, lo vediamo nella slide dopo il perché. Comunque, fino al 1800, tutti portando metalli preziosi alla zecca potevano far coniare monete. Ok, andiamo un attimo dopo, così vediamo questa cosa. Allora, prima di vedere l'Italia dal 61 al 73, vi ho detto, breve digressione. Un cittadino portava alla zecca pubblica 10 grammi di oro. 10 grammi di oro potevi fare 10 monete da un grammo. Il signore del luogo cosa faceva? Faceva 10 monete da 0,9 grammi di oro. Il valore intrinseco era di 0,9 grammi d'oro. Il valore nominale però rimaneva di un grammo d'oro. Cioè quella moneta conteneva solo 0,9 grammi d'oro, ma nominalmente valeva come se ne contenesse uno. Il resto che avanzava veniva preso dal signore del luogo come signoraggio. Era una tassa sul conio della moneta ed è da qua che arriva il termine signoraggio, la tassa che veniva applicata dal signore del luogo per il conio della moneta. Ok? In Italia, noi, dall'unità d'Italia fino al 1873 avevamo un sistema bimetallico, le monete erano d'oro e d'argento, il piede monetario stabiliva con una tot quantità di argento o di oro quante monete d'argento o d'oro poteva farlo e poi c'era il rapporto di cambio tra le monete d'oro e le monete d'argento, ok? Scendi pure Max, questo è stato fino al 1973. Ancora, noi siamo sempre stati influenzati da quello che è avvenuto negli Stati Uniti d'America e siamo stati influenzati anche da questo genere di eventi. Nel 1873 anche in America vigeva un sistema bimetallico di oro e d'argento, però è stato stabilito dal 1863 che solo l'oro avesse corso. Le uniche monete che potevano aver corso erano le monete di oro o la moneta cartacea emessa con un sottostante di oro. Nel 1873 con il Four Coins Act solo l'oro ha corso legale e questo è stato ricordato dai possessori di miniere d'argento dell'Ovest come il crimine del 73. Sono stati espropriati del loro argento, non espropriati,
il loro argento non aveva più corso legale e si è ricorso solo a loro come base per l'emissione monetaria. Ok? Queste non è senza conseguenze in Italia. Infatti anche noi passiamo da una carta moneta che poteva avere un sottostante d'argento a una carta moneta che poteva avere solo un sottostante di oro. Il rapporto però era di una piena convertibilità, cioè tu potevi emettere tanta moneta quanto oro avevi, non potevi emettere più moneta di quanto oro avevi, ok? Questa era la situazione successivamente all'Unità d'Italia. Nel 1865 inoltre viene promulgata sia l'unità amministrativa, l'Unità d'Italia è stata nel 61, l'unità amministrativa si fa risalire al 65 con lo Statuto Albertino, ok? La Banca d'Italia assume servizio di tesoreria e successivamente nel 1893 si ha la sua vera nascita. Ok? Con la fusione delle quattro banche, delle quattro maggiori banche prima esistenti, la Banca Nazionale del Regno d'Italia, la Banca Toscana, la Banca Toscana di Credito per le Industrie e il Commercio e la liquidazione della Banca di Roma. In questo periodo rimangono comunque anche delle altre banche che hanno la potestà di emettere moneta. Il Banco di Sicilia e il Banco di Napoli avevano la potestà di emettere moneta come la Banca d'Italia. Ok? Successivamente, allora, dopo gli eventi di guerra nel 1914 viene abbandonata la piena convertibilità, cioè non si può più emettere solo tanta moneta quanto è l'oro riserva, ma le monete in circolazione sono di una quantità, la moneta in circolazione, la valuta in circolazione è di una quantità maggiore rispetto all'oro detenuto a riserva. L'oro detenuto a riserva diventa una frazione della moneta circolante. Nel 1926 la Banca d'Italia riceve l'esclusiva per l'emissione di moneta. Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia non sono più emettitori di moneta. Solo la Banca d'Italia nel 1926 ha questa potestà esclusiva. La definitiva approvazione e consacrazione della Banca d'Italia si ha però con la legge, con il regio decreto 12 marzo del 36 numero 375, che viene ricordata ancora al giorno d'oggi come la legge bancaria, con la quale la Banca d'Italia diventa un ente di diritto pubblico con il compito di vigilare sul sistema bancario e le viene riconfermata la potestà di emettere moneta, ok? Qui siamo al 1936, siamo già un sistema che emette una moneta cartacea con un sottostante d'oro e che comunque ha una banca centrale, ma non siamo ancora una valuta fiat. Perché? Perché c'è un sottostante d'oro che regola l'emissione monetaria. Ok, successivamente abbiamo degli altri eventi. Nel 1929 c'è la grande crisi degli Stati Uniti che guarda caso anche quella volta uscì dal settore privato finanziario, tanto per cambiare, perché le crisi arrivano sempre dal settore privato. Le crisi, tanti economisti dicono addirittura che le crisi di debito pubblico non esistono, le crisi sono di debito privato, non sono di debito pubblico. Ma ok, allora la grande crisi e la depressione che ne segue porta l'allora presidente Franklin Delano Roosevelt ad adottare dei provvedimenti tra il 33 e il 37. Il primo provvedimento relativo al sistema bancario e monetario, che poi influenzeranno anche il nostro sistema. Il primo è l'ordine esecutivo 6102 del 33, con il quale si fa divieto di accaparramento, accumulazione di monete d'oro, lingotti e certificati d'oro. Quindi, inoltre, i debiti non sono più redimibili in oro. Cosa vuol dire? Che prima chi aveva un debito, prima del 33 negli Stati Uniti, poteva pagarlo anche in oro. Dopo il 33 non è più possibile pagare in oro. Molti sostengono che a livello domestico questo ha comportato l'uscita degli Stati Uniti dal gold standard.
uscita che invece a livello internazionale si verificherà solo nel 71. Ok, quindi nel 33 gli Stati Uniti escono dal gold standard. Dopodiché abbiamo il banking gap e il Glass-Steagall Act. Con il primo viene costituita la Federal Deposit Insurance Corporation, che è una corporation che garantisce i depositi bancari di era fino a $5,000. Voi direte, solo $5,000. Ah, erano $5,000 nel 33. Valevano qualcosa allora. Adesso un po' di meno. E con l'altro, il Glass-Steagall Act, l'avrete sentito, è un provvedimento con il quale vengono divise le banche di investimento con le banche commerciali. E guardate bene, quello che ha tolto questo paletto è stato Bill Clinton. È stato lui che alla fine, negli anni si sono avuti vari provvedimenti che hanno tentato di lenire questa divisione e i pessimi effetti che l'unione tra banche commerciali e banche di investimento può creare e con la quale si era cercato di riparare tramite questa legge. Ma quello che ha abolito del tutto il Glass-Steagall Act, che divideva le banche commerciali, quelle che fanno i prestiti a noi, la mia banca fuori casa, rispetto a banche di investimento come JP Morgan o Goldman Sachs, è stato Bill Clinton che ha abolito questa regolamentazione e che ha dato la possibilità di riunire le banche commerciali e le banche di investimento. Quando le banche commerciali e le banche di investimento si sono riunite, abbiamo visto l'altra volta cosa è successo al credito. Ok? Quindi questi provvedimenti hanno influenzato anche l'Italia, come tutti i provvedimenti. Questo sistema di gold standard per noi dura fino al 1944. Anche questa qua l'avete già sentita di sicuro. La conferenza di Bretton Woods si è tenuta nel New Hampshire, negli Stati Uniti, prima ancora della fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo l'armistizio incassibile del 43, ma prima della fine della Seconda Guerra Mondiale nel 45. Vi hanno partecipato 730 delegati di 44 paesi al fine di stabilire regole commerciali e finanziarie comuni per i paesi maggiormente industrializzati. Avevamo due proposte. La prima proposta era quella del rappresentante inglese, che era John Maynard Keynes, e prevedeva la creazione di quella che viene chiamata una clearing room, una camera di compensazione. Le camere di compensazione le usano tutte le banche. Tutte le banche usano le clearing room. Una piccola cosa, allora, le banche fanno migliaia di operazioni l'una verso l'altra. Non tutte queste singole operazioni vanno a compimento. Se una banca fa 80 operazioni nei confronti della banca B e la banca B fa 100 operazioni della banca A, non è che tutte queste operazioni arrivano a destinazione, no? Queste operazioni entrano in una camera di compensazione, si compensano al fine di spostare il minor quantitativo di riserve possibili, il minor capitale possibile. Tutte le banche utilizzano le clearing room. Non ci sono transazioni, singole transazioni tra la mia e la sua banca che vanno in porto, altrimenti ci sarebbero migliaia di transazioni tutti i giorni. Queste transazioni vengono compensate nelle clearing room. Se la banca Max deve a me 10.000 e io devo alla banca di Max 8.000, queste vanno in compensazione, Max mi dà 2.000, basta. Finite le operazioni, su scalatore succede questo. Se ci sono 10.000 operazioni che comportano lo spostamento di €100.000 verso una banca e 8.000 operazioni che comportano lo spostamento di €80.000 verso l'altra banca, la banca che deve 100.000 meno 80.000 dà 20.000, dopo la compensazione sposta solo 20.000 di riserve. È così che funziona. Hanno le camere di compensazione. Keynes proponeva di, per ovviare agli squilibri monetari, agli squilibri commerciali e per regolare i rapporti commerciali, una camera di compensazione dove la valuta, per pagare le differenze tra i vari surplus o deficit commerciali nei rapporti tra i paesi, era il bancor. La seconda proposta era quella del delegato americano, Henry Dexter White,
che prevedeva la formazione del Fondo Monetario Internazionale della Banca Mondiale. Chissà chi ha vinto. Naturalmente la proposta di Keynes non è stata accettata e abbiamo visto la nascita del Fondo Monetario Internazionale della Banca Mondiale. Ok, andiamo. Quindi cosa succede? Nel 1944 noi passiamo dall'essere un gold standard a un gold exchange standard. Perché? Perché con l'approvazione della mozione del rappresentante americano, il dollaro diviene la valuta di riferimento per gli scambi. Prima era l'oro, adesso diventa il dollaro. Gli Stati Uniti a livello internazionale continuano a essere un gold standard. Noi diventiamo un gold exchange standard. Abbiamo un passo in più. La nostra valuta non è più convertibile in oro, però può essere convertita in dollari, possono essere convertiti in oro. Questo sistema per noi di gold exchange standard dura fino al 1971, quando Richard Nixon, in relazione, si dice, alle pretese francesi che continuavano a convertire in oro le loro posizioni in dollari, togliendo quindi oro agli Stati Uniti, ha deciso per non convertire più i dollari in oro. Ok? Quindi lì si è decretata la fine del gold standard a livello internazionale anche per gli Stati Uniti d'America. Quando noi usciamo dal gold standard, entriamo in quello che viene chiamato il serpente monetario. Ok? Crollano gli accordi di Arco. Il serpente dice un po' tutto. È vero, anche quello. Crollano gli accordi di Bretton Woods, finisce il gold exchange standard e noi, gli stati della CECA al tempo erano la Germania dell'Ovest, la Francia, l'Italia e quello che veniva chiamato il Benelux, Belgio, Olanda, Lussemburgo, entrano e si accordano per un sistema che viene chiamato sistema monetario europeo, un sistema dove si stabilisce una parità di cambio e poi si permette alla valuta, alla singola valuta che fa parte del paniere di tutte le valute, di oscillare attorno a quella soglia stabilita del 2,25%, più 1,25% o 1,25% sotto. Fluttuazione attorno alla parità monetaria, fluttuazione che per il dollaro è permessa fino al 4,5%. Ok? Attenzione, perché qua si verifica la prima cosa interessante. A seguito delle crisi energetiche, shock esterni che hanno importato un'altra inflazione, le crisi petrolifere della prima, l'abbiamo detto anche l'altra volta, hanno portato a... Cosa succede? Succede che noi usciamo da quella fascia di fluttuazione. Allora Mariano Rumor, allora Presidente del Consiglio, impone austerità e nel 73, due soli anni dopo essere entrati nel serpente monetario, ci porta fuori dal serpente monetario, seguito nel 74 anche dalla Francia. E noi restiamo fuori dal serpente monetario fino al 78, ok? Per ben 5 anni. Questo è un esempio in cui noi siamo entrati in un sistema monetario e poi siamo usciti. Ok, non è che siamo stati travolti dalle acque, ok, siamo andati avanti. Successivamente a questo ingrandimento del mercato comune, della comunità economica europea, passiamo dal serpente monetario al sistema monetario europeo, il famoso SME. Ok, lo SME com'è? Allora, è un sistema simile al serpente monetario, entrano tutti i paesi della comunità europea tranne la Gran Bretagna, che entrerà solamente nel 1990, e prevede una parità di cambio prefissata precedentemente in accordi di cambio e la possibilità di un margine di oscillazione del più o meno 2,25%, che diventa per Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito in relazione la maggiore inflazione del periodo, diventa del più o meno 6%, ok? Quindi adesso dal 70 o dopo il 79 noi entriamo nel sistema monetario europeo, ok? Altro evento importante è la separazione del tesoro dalla Banca d'Italia, che si ha nel 1981. Qui
permetteteci una cosa, la ricostruzione che viene fatta anche da tanti economisti che non sono ortodossi, ma che sono eterodossi, e che quindi rientrerebbero tra gli economisti di riferimento per noi, non è soddisfacente, ok? Tutti dicono l'aumento nei costi del finanziamento del debito dello Stato è dovuto a questa separazione. Non operando più la banca italiana come prestatore di ultima istanza, nel caso di Inventuti era necessario alzare i tassi di interesse per attrarre gli investitori. Ok, non ha, secondo noi, secondo gli autori forti di riferimento che ha dato noi, non è andata così. L'aumento nei costi di finanziamento, nei tassi di interesse, non è stato dovuto alla separazione, è stato dovuto al fatto che avevamo un'alta inflazione, quindi per tutelare il risparmio era necessario alzare i tassi. Primo, perché se io ho un'inflazione al 10 pago un tasso del 2%, il risparmio viene eroso dell'8% tutti gli anni. Ok? Quindi la necessità di alzare i tassi è stata una necessità di tutelare il risparmio. Inoltre, come vi ho detto, avevamo un'alta inflazione. Alta inflazione che erode il risparmio, alto tasso tutela contro questa erosione. E in più noi facevamo politiche di spesa, quindi mettevamo moneta, essendo prociclici in questo modo l'inflazione, sempre secondo l'economia ortodossa. Quindi quella di alzare i tassi, di pagare un maggiore interesse facendo crescere il rapporto debito-PIL, è stata una questione di necessità che è diventata virtù, non di una separazione del tesoro dalla Banca d'Italia, anche se, vi ripeto, anche all'interno degli autori che noi seguiamo c'è chi sostiene la tesi che l'aumento e l'esplosione dei tassi di interessi, anche lo stesso Galloni, che era un funzionario del Ministero, sia dovuta a questa separazione. Per alcuni nostri autori è così, per altri no. Io preferisco quelli che dicono l'altra, non il fatto che l'aumento dei tassi di interesse sia dovuto alla separazione, no. Noi abbiamo dovuto alzare i tassi di interesse, ma avremmo dovuto alzarli comunque in quegli anni se avessimo fatto quelle politiche. Non sono aumentati per me a causa della separazione del tesoro tra la Banca d'Italia. Ok? Nel 1992 cosa succede? La seconda cosa interessante, si fa per dire, a causa degli attacchi speculativi sulla nostra moneta, vi ricorderete Soros, c'è un'intervista in rete di Craxi e anche di Cirino Pomicino, dove parlano della mega speculazione che Soros fece sulla lira e sulla sterlina. Ok? In virtù degli attacchi che era già l'opera. Sì, ma c'è un'intervista veramente di Craxi dove gli domandano di questo. Sono prima ma se, infatti, se tu vai a vedere l'andamento dei tassi di interesse sui 10 titoli, sui titoli dei 10 anni italiani, sono due volte che quei tassi sono fuori dal trend del periodo. Nel 92 e la crisi dello spread del 2011. Sono attacchi speculativi. Cosa succede? Noi siamo costretti a uscire dal sistema monetario europeo e qui siamo già due volte. Siamo usciti dallo sistema, dal serpente monetario, e siamo usciti anche dal sistema monetario europeo. Quindi sono già due casi nei quali noi siamo usciti da un sistema monetario. Ok? Non è senza precedenti e come diceva sempre Bagnai, ultimamente è stato intervistato anche dal Financial Times, ma Bagnai non è un nostro autore di riferimento perché secondo noi è un autore ortodosso. Lui in un'intervista dice ci sono stati nella storia tantissimi casi di paesi che sono usciti da sistemi monetari, da unione monetaria. Noi ne abbiamo visti due, tra il 79 e il 92 noi siamo usciti da due sistemi monetari, mentre adesso sembra che no, non possiamo uscire dall'euro. È vero che questa non è solo un'unione di sistema monetario, è qualcosa di più, è un'unione monetaria. Quindi uscire sarebbe anche un po' più difficile, ok? Bisognerebbe affrontare per esempio un nuovo sistema dei pagamenti. Però non sono cose che non si possono fare, sono cose che sono sempre state fatte. Ci sono delle discussioni, vengono fatti degli accordi, vengono stipulati degli accordi e si esce. Semplicemente non è stato fatto in passato.
Quindi arriviamo nel 1992 fuori dallo SME e firmiamo il trattato di Maastricht. Il trattato di Maastricht è la base per l'unione monetaria europea. Il trattato di Maastricht viene firmato nel 92 e mi sembra che entri in vigore a novembre del 93. Ok? Nel 98 c'era Amato, non so se presidente del Consiglio o ministro delle finanze, del tesoro. Era ministro delle finanze, diciamo. Sì, anche a me, perché era stato lui che aveva svolto, aveva fatto gli accordi sulla parità centrale. Lui diceva, noi siamo usciti a 1936-27, siamo stati bravi, siamo riusciti a raggiungere la parità centrale. E abbiamo in mente firmato gli accordi di cambio. Però scusatemi un attimo, noi siamo usciti dall'euro, siamo entrati nell'euro con un cambio di 1 euro 1936-27. La Germania è entrata nell'euro con un cambio di 1-1, ma al tempo un marco valeva 800 lire. Quindi noi siamo entrati nell'euro con una moneta forte, la Germania è entrata nell'euro con una moneta debole. Con una svalutazione del 300%. Sì. Loro hanno, entrando nell'euro, hanno svalutato la loro moneta, noi l'abbiamo rivalutata. Ok, noi siamo entrati con una moneta che ha penalizzato le nostre esportazioni, mentre loro che sono mercantilisti, e sono sempre stati mercantilisti, sono entrati in un sistema che favoriva le loro esportazioni e l'accumulo dei saldi del Canale 2 che ha avuto anche intraeuropeo conferma che questo per loro è stato esclusivamente un vantaggio. Loro hanno avuto un rapporto di cambio favorevole, mentre noi ce l'abbiamo avuto sfavorevole. Loro sono entrati con una moneta debole e noi sono entrati con una moneta forte. Permettetemi ancora una cosa della Germania. Se noi non fossimo nell'Europa, nel Target 2, e loro avessero il surplus commerciale che hanno, e fossimo in una teoria della bilancia dei pagamenti uguale a quella che ti fanno studiare sui libri, loro tutti gli anni dovrebbero rivalutare il marco. Ogni volta che hanno un surplus commerciale, loro dovrebbero rivalutare la moneta. Invece adesso, essendo in un sistema di tassi di cambio fissi, loro possono fare il surplus commerciale senza rivalutare. Ed è per questo che violano il tetto stabilito dalla UE per il surplus commerciale. Perché tanto loro non devono rivalutare la moneta. Questo non penalizza le loro esportazioni e la loro economia diventerà sempre fuori in termini di export. E questo qua è il gioco. Loro non dovendo svalutare, non dovendo rivalutare, è come se svalutassero il cambio fisso. Loro scaricano sugli altri economie il cambio fisso. Non solo il 300%, ma anche quello che c'è stato successivamente. E le mancate rivalutazioni dovute ai surplus commerciali. Ok? Quindi nel 1998 rapporti di cambio vengono irrimediabilmente fissati, nel 99 Banca Centrale Europea e Euro esordiscono sui mercati e nel 2002 l'euro come moneta entra in circolazione. Questi sono i vari requisiti richiesti dai paesi per entrare nell'area euro. La stabilità dei prezzi, l'inflazione vicino a quella dei tre maggiori paesi, casualmente poi si va sempre a vedere quella della Germania, una posizione finanziaria sostenibile. Attenzione, questa è sempre stata una spina nel fianco, siamo riusciti a entrare tutti, ma la posizione finanziaria sostenibile, c'è un working paper che tra un po' noi pubblicheremo di Luigi Pasinetti. Pasinetti è il più grande economista italiano, secondo me, vivente. Non perché è di Zanica, è di Bergamo come me, ma perché Pasinetti nel 66, 50 anni fa, partecipava al dibattito tra le due Cambridge, tra il MIT di Boston, che era chiamata la Cambridge americana, e la Cambridge inglese, sulla questione RSUICI. Sraffa e la Johnson, Joan Robinson da una parte e Solow dall'altra. Ok? Siccome nessuno tra Sraffa non poteva fare quel genere di matematica, perché nonostante essendo il più grande economista italiano, il secondo per me è stato Sraffa.
non c'è un altro che era un neoricardiano, quindi un liberista sostanzialmente. Però è stato il più grande economista italiano, quello che ha compreso veramente con un libro di quattro funzioni lineari, ha messo in difficoltà l'economia fatta di matrici e altre difficili calcoli matematici. Avevano chiamato Luigi Pasinetti e Luigi Pasinetti ha fatto questo paper su Luigi, ma nel 1998 ha scritto un paper dal titolo Il mito o la follia del rapporto 3% deficit nel deficit PIL, e lui dimostra che in quel paper che al 1998, quando sono stati irrimediabilmente fissati i tassi di cambio, gli unici due paesi d'Europa che avevano una posizione finanziaria sostenibile, provate a indovinare chi erano, l'Italia e il Belgio, che erano due paesi che avevano il rapporto debito-PIL più alto, ok? Perché noi già allora cominciavamo ad avere degli avanzi primari. Bisogna rimanere all'interno del sistema monetario europeo per due anni prima di entrare nell'euro, ok? Bisogna passare per due anni nel sistema monetario europeo rimanendo all'interno delle fasce di fluttuazione e una convergenza duratura dei tassi di interesse, ok? Queste erano le quattro cose richieste per entrare nell'euro. Un'altra cosa, e poi abbiamo finito, sempre che diceva Pasinetti, quando è stato sono stati fissati i tassi di cambio, non c'era quasi nessuna paese, quando è stato firmato il Maastricht, che rispettasse questi quattro parametri. Poi lui dice, invece tanti paesi, anche con un colpo di fortuna, sono riusciti a rientrare in questi parametri. Poi cosa è saltato fuori? Che la Grecia, per rientrare in quei parametri lì, aveva truccato i conti con l'aiuto di chi? Di Goldman Sachs, delle banche di investimento, ok? Quindi, se noi andiamo a vedere anche già prima che l'euro circolasse e già lo stesso anno nel quale era nel 98 erano stati fissati i rapporti di cambio, le avvisaglie che i limiti imposti dall'Unione Europea sarebbero stati deleteri c'erano già tutti. E così anche oggi abbiamo finito. Se è troppo presto, no.